Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Siamo qui in una palestra di pugilato, come potete vedere, ma oggi non mi allenerò io, bensì un bambino di soli 9 anni. Regà, sto fomentato perché questo è un fenomeno pazzesco. Eccomi. Non è Guido Vianello, ma facciamo entrare il super Marzio. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be running out. Eccolo qua, mamma mia, come stai io? Tutto bene? Tu c'hai 9 anni. Cioè, ho visto alcuni video tuoi, cioè pazzeschi. Oggi ovviamente ti vedranno in scena qui sul pugilato. Voglio sapere innanzitutto, da quanto fai pugilato? Cioè, 9 6 anni. anni. Cioè, sono 6 anni che fai pugilato, quindi hai iniziato a 3 anni. I primi guantoni a 3 anni, te lo ricordi? Quando hai messo i guantoni? Perché papà te li ha messi. Sì. Quindi è una cosa di famiglia, diciamo. Quindi ti piace più pugilato o il calcio? No, pugilato. Pugilato, vale tanto proprio, eh. Qua ci vuole l'applauso, eh. Ti ispiri a qualcuno in particolare? Cioè, c'è qualche pugile che ti piace? Canelo Alvarez. Alvarez, grande talento. Grande Te non hai ancora combattuto, no? Perché non hai l'età. No, a 13 anni. A 13 anni si combatte. Vedi l'ora, eh? Sì. Vedi l'ora, stai là che fai. Però sparring lo fai. Sì, comunque. Sì, ho fatto i light sabato. Il box light è la box senza contatto, senza pieno contatto. Però comunque i suoi primi approcci sul ring, quindi è importante. Io ho iniziato a 15 anni, quindi ero già juniores, lui sarà school boys a 13 anni, quindi c'ha molti anni. Cioè, raga, io a 3 anni manco camminavo, lui già faceva pugilato praticamente. Quello cosa pensi quando fai spari, quando sei sul ring? Che devo menare. Oh, qui abbiamo portato il buon Guido Vianello, che è un pugile che combatte, no, appunto, passavo qua di fuori, che combatte in America. L'abbiamo trovato qui fuori, abbiamo detto: cavolo, facciamogli un po' di domande. Perché voglio sapere innanzitutto, prima di far vedere in azione il nostro Marzio, le differenze che ci sono dall'America all'Italia per i bambini. So che hai anche un video che faremo vedere, forse. Il mio piccolo amico che cresce a Las Vegas, anche lui c'ha qualche anno in più, mi sembra 11-12 anni. Okay. Ma il discorso è questo, io ho chiesto subito: ti piace più il calcio o la box? Perché qui in Italia noi vediamo solo calcio, quindi noi possiamo sognare con il calcio, noi andiamo all'Olimpico e vediamo la Roma e la Lazio, quindi vediamo il top. I bambini crescono sognando, ecco, di stare lì. Lui ha detto il suo idolo è Canelo. Ecco, un bambino che cresce a Las Vegas vede Canelo ogni sabato, o vede Lomachenko, o vede Tyson Fury, quindi loro vedono quel livello e appunto sognano di stare là. Se io ti chiedo quindi qual è il tuo sogno adesso, cosa vuoi diventare tu, cosa vuoi fare? Campione del mondo professionista, quindi la cintura vuoi. E questa è la cosa figa, questa era stata la stessa risposta che mi ha risposto il ragazzino a Las Vegas. Io quando ho visto questo bambino ho detto: vabbè, te vuoi fare le Olimpiadi, no? Ho fatto: no, io Olimpiadi, voglio diventare campione del mondo WBC. Quindi la stessa risposta che ha dato lui. Infatti loro lì in America fanno i torneini e gli danno già le cinture. Così un bambino vede la cintura e dice: vedi, questa qua sarà quella del mondo da qualche anno. E io so pure una cosa, eh. So che sto bambino ha lanciato una sfida, uno sparring lì in America. E quindi noi lì chiediamo, voglio sparare una cifra assurda, che dici, 30.000 like? Lo chiedete 50.000. 50. Stava a chiedere 30.000, Marzio non li vuole 30. O 50.000 o niente, glielo diciamo. 50.000 like e andiamo in America a fare sto sparring con sto bambino, eh? Vai. Andiamo, mo si alleniamo, se prepariamo, andiamo là. 50.000 like, andiamo in America a fare sparring. Magari beccherò pure qualche sparring partner anch'io, no? Perfetto, sì, sì. Magari Canelo che sta preparando un match. Ci alleniamo tutti insieme. E quindi, regà, commentate con l'hashtag, direi Marzio in America. Marzio in America. E adesso però basta chiacchiere, te voglio vedere in azione. Dai. Vai. 3, 2, 1, tempo. Adesso imposteremo un lavoro, un lavoro di vuoto, perciò lavoro allo specchio, dove lui lavorerà con una mano e poi lavorerà con l'altra mano, e poi con tutte e due insieme. Però un riscaldamento di poi quello che farà dopo, durante il lavoro al sacco o sulle figure. Perfetto. Vola tanto lo specchio,
vuota. Ho vinto la vola, vinto sempre con la mano, vinto la vola, vinto. Muoio, basta con le mani, muoio. 3 secondi, andiamo. Tempo. Oh, grande, oh, lavoro di vuoto bellissimo. Perfetto, tutto esplosivo. Sembra che c'è una pezza davanti. Qual è la cosa tecnica che fa meglio? Sono molto forte. C'ha bei colpi laterali, c'ha bei ganci, ruota bene, fa male parecchio con i ganci. E poi c'ha un bel tempo. Estroso, c'ha tempistica, c'ha footwork. Invece la cosa che dici deve migliorare? No, non è che deve migliorare, deve stare attento. Lui va dentro l'avversario, non molla un secondo. Perché sarà un picchiatore, è molto picchiatore, diciamo. Fa tutte e due, però poi quando si innervosisce, che incomincia a perdere staffa, si mette là chiuso e vuole cercare meno. Ok ragazzi, prima di iniziare il lavoro al sacco, figure eccetera eccetera, volevamo farti una proposta, ovvero in 10 secondi quanti più colpi possibili, che volevamo portare, un tanti, che dici? Noi li conteremo col telefono tramite slow motion. Poi lo faccio io e vediamo chi vince. Io punto tutto su Marzio ovviamente. 3, 2, 1, via! Ok. A few moments later. Aspetta, però devo essere sicuro che sono 10, perché allora lui parte a speso un co, mi sa che ho contati 20. No, 10 o 20. Aspetta, ma infatti come funziona? Sono 10. Oh, 16. 6 and a half hours later. Raga, ho fatto un po' dei danni col telefono, infatti il macello, abbiamo provato a contarli, non ci si è capito niente. Sei andato troppo veloce, è colpa tua, troppo veloce. Quindi contateli voi, io direi una cosa. Mi tiro indietro io. Ma te devi indietro. Mi sono rimesso l'orologio. Ok, posto. Guido ritirato, quindi hai vinto per abbandono. Quindi raga, una cosa, contateli voi se volete da casa, tanto se può mettere. Fateci sapere quanti ne fa, perché a un certo punto andava troppo veloce, il telefono si è impallato, vi dico solo questo. Comunque adesso partiamo con un po' di sacco, va bene? Dai, vai. Cominciamo col sacco libero, ragazzi, Dai, Marziere. Carico, Dai, così. Oggi non abbiamo messo la sua playlist, però devi staccare con uguale, Senti come suonano. Ricordiamo 24 kg di peso corporeo e sentite come suonano i colpi. Questo qua è un sacco che uso io, siamo, infatti, che usiamo stato noi. Amore lungo. Poi col tirlo giù è più duro. Dai, Marziello. Proprio a cannone, Poi lui colpisce la parte dura. Adesso faremo anche qualche lavoro un po' specifico e poi passiamo alle figure, giusto? Sì, vai. Marziele, ma ti piace più box a lunga distanza o a corta distanza? Oddio, lunga distanza. Lunga ti piace più. Muovi, via. Bravo. Muovi. Trucco. Stai più vicino, giri sta mano. Via. Passa sotto prima. Andiamo. E l'altra mano, dai, fuori, uno, dai via uno, hai più velocità sta mano, stiamo, via ora, schiva, lancio destro, lancio sinistro, via, vieni, stella di profilo, bello Marziè, mamma mia, questo è spettacolare, raga. Cioè non cala troppo di ritmo, capito? Allora questa qua te l'ho portata perché questa qua è la foto a cui sono più legato. Questo qua è il mio esordio. Stavo a New York 3 anni fa al Madison Square Garden. Nella box nel mondo ci sta il Madison Square Garden e Las Vegas, che sono i templi della box, quindi te lo porto così ogni tanto puoi vedere questa cosa e dici cavolo, vedi, devo andare lì, no? E così ti puoi ispirare. È la serata da combattuto con Lomachenko. Sì.
Sì, questa qua, esatto. Iniziamo? Mamma, mi senti che... Muovi, troppo di memoria. Ancora, arrivo. Due già via. Muovi, due già via. Se muovi, due troppo, devo rimanere fermo. Muovi. Uno. Mamma mia. Uno. Uno, due, dai. Muovi, dentro fuori, alza la mano. Muovi, ora la vita. Uno via. Quattro montanti, via. Bello. Muovi, preparalo. Chiuso. Stiamo, vedilo. Quattro. Dieci. Stanco? Sì. Dai. Oh, subito parere di Guido qua. Voglio sapere subito il parere. Fa c'è tutto. Fa tutto, incroci, doppia colpi, colpisce sposta, rimane lucido. Perfetto. Ti ricordi quanti anni c'ha? 9 anni? No. Noi che facevamo? No. Niente. Che comunque sì, un minimo di fiatone è, però poi subito che stava benissimo, cioè a livello proprio di resistenza. A livello cardiaco stava. È pazzesco, sta benissimo, è pazzesco. Io ancora stavo per terra adesso. E dai, Mazzia, mamma mia, che spettacolo. Devi prendere un colpo ora, Via. Muovi. Schiavo due. Uno. Muovi. Ora via. Uno, due. Crocia. Ancora. Uno. Quattro veloce. Bello. Grande. Spettacolo puro, grande. Oh, tanta roba questa. Non ha preso un colpo? No, non se l'ha mai preso. No, non ha mai preso un colpo. Ok, adesso Guido si è messo i guantoni. Perché ti sei messo i guantoni? Devo testare, cioè, ma tu, che non capito, di fa sparring con Guido, come funziona? Allora, 24 kg versus 114 kg. Sei pronto? Tanto però io sono agile, questo è. Lui è agile, la forza sua è quella. Adesso devi bucare nello stomaco, Vai, partiamo. Tira forte, Din din! Se ci arrivo. Parte la sfida Marzio contro Guido Pianello, mamma mia! Vai, pronto! Dai Marzio, entra io! Dai Marzio! C'è! Vai così! Passato sotto, è entrato, Mi ha sfiorato! Aspetta! C'è un conteggio, basta! Uno, due, mi ha sfiorato, dai! Come stai? Bene! Ok, vai, riparti! Dai, ma! Mamma mia, troppo veloce! Mamma mia! Di schiva però, Chi è che non gliela fa più dei due? Dimmi un po' di... Che dici? A me mi sa che di qui non gliela fa più, Come stai, De Piano? E qui non si è troppo risparmiato. Prova a entrare. È una palla. Intervista subito a Guido, vieni qui perché voglio vedere il fiatone di Guido. No, ci sta. È ok, rapido. Vediamo la condizione, come stai? Una favola. Dillo, sono una favola. Bene, favola. Zero fiatone, lì fiatone. Forse volta che scritto i denti. Reale. Non mi ricordo, quanti like tocca chiedere, Marzio? Beh, io avevo detto 30.000, te proprio hai sparato altissimo, 50.000 che sono una roba più il valore a me su Instagram. Beh, certo, regà, ovviamente seguite su Instagram, cioè... Qua, cioè, trovate il nome adesso che compare.
Dopo lo vuoi far comparire? C'è la qua, va bene, qua, no, un po' più di qua. Io ti seguo. Qua, va bene. No, te voglio complicare la vita, gira così. Così stai un'ora a montare il video. Allora, adesso arriva la parte più bella. Perché ci sarà, adesso dovrei fare, voglio un bello spostamento laterale sulla mano forte, quindi adesso mancio sulla sinistra, e montante dritto nello stomaco a simone workout. Boom, bomba. Non ho capito com'è sta storia. Sì, c'è l'ultimo giochetto, ma è divertente. Ti ci divertirà. Che sta metti al centro del ring oppure qua, lui spostamento laterale, montante dritto per dritto. Vabbè. Tanto c'hai gli addominali, te, no? Va bene, andiamo. Andiamo su ring, mi sento vai, più. Vai. Uno. Vai. Oh! Occhio su. Oh! Stop! Mamma mia! Oh. A treno! Cioè, fermate! Oh. Questo è un treno! Raga, io non ci faccio sparring! Cioè, non ci faccio sparring con te! Cioè, solo questo! Mi rifiuto! Cioè, vi rendete conto? Non so se mi spiego! Innanzitutto, se questo video non vi è piaciuto, voi avete dei problemi, vi venimo a cercare tutti quanti a casa, prima cosa! Seconda cosa, a tutti quelli che guardano il video devono mettere mi piace! Dai, fallo mettere alla propria zia, madre, cugino, 3-4 persone in più! Terza cosa, qua manca poco pure al 500.000 di iscritti, invitiamoli. Certo, che facciamo una cosa, dire 500.000 di iscritti e 50.000 like, vi portiamo lo sparring del Super Marzio, o no? E poi ragazzi, ovviamente seguite il Super Marzio su Instagram, trovate tutto in descrizione, raga, tutto in descrizione, io così l'ho scoperto. E andiamoci a Fangiretto in America. Beh, certo. Sì, esatto, sì, che quello la palestra. Al prossimo match di Vianello lo andiamo a trovare tutti quanti. Poi la palestra dove siamo qua? Roma Box Doreandro. Esatto, per diciamo la zona, per quartiere, assolutamente. Tra l'altro location anche cameraman che è sempre in criticone ha detto che figata, qua mi piace tantissimo, lo giuro, questo che critica ogni cosa al posto di stare per strada, al posto di fare cavolate, esatto, come allenare. Ragazzi, in palestra, stanno chiusi qua dalle 4 alle 8 di sera. E si costruisce qualcosa almeno. Costruiamo il futuro di questi ragazzi. Oh, chiudi con un pugno che così finiamo il video. Basta che non lo pigli, bam, grande, dai. Alla prossima, vamos.